sono passati in maniera molto veloce, tutto sommato molto intensa, perché ho cercato di dividere il tempo tra Forlì e Modena, cercando anche di organizzare il distacco da Forlì, così dagli ambiti in cui ero inserito, soprattutto la parrocchia, con tanti saluti, tanti incontri, tanti inviti a pranzo e a cena, a colazione. Ho pensato che mi vedessero anoressico perché facevano un sacco di inviti. Ma poi c'è stato il progressivo avvicinamento alla realtà di Modena che mi ha anche poi rasserenato perché ci sono tanti problemi, ma ci sono tante risorse, molta vivacità. E quindi da una parte diciamo un po' il dispiacere di lasciare delle persone, dall'altra parte la gioia di incontrarne di nuove e anche di iniziare, come dicono gli scout, hanno una nuova avventura. No, tutti i consigli erano di stampo contrario, cioè prima di entrare in diocesi è bene non prendere contatti, solo che coincidendo l'ingresso in diocesi con l'inizio dell'anno pastorale è molto difficile non prendere contatti. In più ho voluto rendermi conto della situazione dopo il terremoto. Penso che quando il Papa ha espresso due immagini abbia colto anche quello che per me, ma io non sono nessuno, ma insomma che è la mia idea di Chiesa in relazione proprio anche a queste immagini di Gesù, il faro e l'ospedale da campo, il faro insieme alla fiaccola, perché è la coppia, no? Il Papa dice la Chiesa è faro, nel senso che è punto di riferimento, cerca di estendere la luce che è Gesù, ma è anche fiaccola, cioè accompagna le persone nel loro cammino, soprattutto le persone ferite, ecco perché l'immagine dell'ospedale da campo. Il Papa mi pare che ci stia dando un'idea precisa di cos'è la misericordia, è innestarsi nella situazione della persona senza giudicarla, ma non lasciandola in quella situazione, accompagnandola al meglio. Questa difficile coniugazione tra carità e verità, è proprio la misericordia. La misericordia non è né, la condanna preventiva, per cui la persona rimane poi bloccata, oppure dice ormai sono fuori, e neanche la legittimazione di ogni comportamento. Non sarebbe misericordia dire tu hai questo problema, beh, continua così. È proprio il percorso. Il percorso che secondo Papa Francesco la Chiesa può aiutare a fare alle persone, come fiaccola, come ospedale da campo, eccetera. Qui partirei proprio dall'ascolto, perché in ogni caso i ragazzi, già da bambini direi, sanno distinguere tra chi li vuole bene e chi li vuole sfruttare anche con pubblicità che li vuole, diciamo, trattare da clienti. Poi, se trovano il modo di essere ascoltati, tenendo conto che spesso sfidano gli adolescenti, cioè vogliono vedere fino a che punto tu sei disponibile a loro, fino a che punto invece ti scandalizzi per quello che dicono oppure ti arrabbi. Però se uno passa questo muro, dopo, alla loro maniera, si confidano, chiedono consigli. Papa Francesco parla appunto delle periferie esistenziali che non sono solo le povertà materiali, tutto sommato sono le più facili da intercettare, ma sono proprio le ferite profonde, sono le persone che portano dentro dei drammi affettivi, dei lutti pesanti, e poi anche tanta povertà spirituale, forme di religiosità alternativa e a volte anche problematica per la persona stessa, no? Forme di rifugio, problemi del gioco, problemi di dipendenze, c'è un po' di tutto. Queste le periferie esistenziali sono un po' tutto, ecco. E credo che abbiamo gli strumenti per poterle intercettare. Non so quanto abbiamo gli strumenti per poterle educare, cioè far uscire dal problema, perché a volte nelle comunità cristiane si crea un circolo chiuso, quasi che i problemi fossero qual è il tuo spazio, qual è il mio.
Come mai sono diventato vescovo vorrei saperlo anch'io. Questo speriamo che non lo so. Dicono che è stato il Papa. Dicono che è stato il Papa. Ma mi ha detto che sì, aveva questo nome qui e poi che l'ha visto lì, dopo che io gli ho detto appunto che ero un parroco felice. Vabbè, sì, io in realtà ho sempre, per me, come ho detto in un'altra intervista, il chiedere di diventare prete ha coinciso col pensarmi parroco. Per fortuna mi pare Papa Francesco vuole eliminare l'idea della carriera, perché mi sembra che sia proprio una cosa così anti-evangelica che anche i titoli, non so, io li uso un po' a volte per prendere in giro, Monsignore, Eccellenza, però non mi sembrano. Ma adesso no, chiederò se mi chiamano semplicemente Don Eli, poi è chiaro che dopo starò con quello che mi dicono, ma non è una cosa sostanziale, però è, secondo me è un po', a me sono cose un po' da semplificare, perché possono comunque creare anche delle barriere inutili. Penso che sia utile, no, rispettarsi, ma ci si può benissimo rispettare anche senza darsi titoli onorifici o chiamarsi per nome, no?